Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, questo è Kerbal Space Program. Cogliamo l'occasione del passaggio vicino a Plutone della sonda New Horizon. Sono arrivate già le nuove foto, vabbè, voi vedete il video il giorno dopo, però evviva! Grande traguardo per la scienza. Ho appena scoperto questo fantastico bottone che mi permette di warpare fino al mattino e l'ho appena cliccato. Fantastico. In questa missione non continuiamo la nostra esplorazione dell'Asteroid Day perché devo sbloccare cose che mi costano tantissimi punti scienza, tipo i nuovi moduli, i nuovi probe core, l'antenna e il nuovo telescopio che permette anche di zoomare. Wow, due ne abbiamo addirittura, che richiedono appunto una marea di punti scienza. E continueremo però a fare soldi con le altre missioni in modalità passiva, come avete visto nello scorso video. Se non l'avete visto, link in descrizione alla playlist, vi beccate l'ultimo video. Cosa voglio fare oggi? Non fare un video troppo lungo perché poi voglio mandare una missione di estrazione minerale in uno degli asteroidi, e non lo vedremo in questo video. Voglio recuperare i nostri valorosi scienziati che sono rimasti bloccati su Moon in 18 missioni. Quindi andiamo a recuperarli. Mi sa che mi ci vorranno un po' di tentativi, eh. Grazie al centesimo tentativo sembra che ce l'abbiamo fatta. Vediamo un attimo che orbita riusciamo ad avere. Non so nemmeno come sono girato. E qua, perfetto, perfetto, forse riusciamo ad avere un'orbita decente. Stiamo più o meno puntando verso Kerbin. Già così avremo un'orbita di rientro, in ogni caso, più o meno. Beh, ma andiamo avanti veloce e vediamo se ce la facciamo a incontrare davvero Carmine, almeno con Bill. E vi ricordo che non abbiamo neanche un paracadute qui sopra, quindi davvero molto difficile. Diciamo che probabilmente lo metteremo in orbita intorno a Kerbin e in qualche modo poi lo recupereremo.
o in orbita intorno alla Luna, in qualche modo lo recuperiamo. Di nuovo. Ok, siamo in orbita intorno alla Luna, intanto devo rifermarci un attimo. Salviamo e becchiamo. Dov'è l'altra navetta? No, il Mooner. Questo non ci interessa. Ci interessa questo. Questo non ci è rimasto più niente. Lì era rimasto soltanto il... bravissimo. E abbiamo questo. Fantastico. Che quanto carburante ha? Pochissimo. Però è paracadute. Quindi, capite, dobbiamo riuscire a combinare queste cose qua. Abbiamo... Mutiamoli un attimo. Abbiamo un incontro abbastanza decente. Qui. Quando siamo qui siamo a 18 chilometri, che non è male. Ops. Peccato che stiamo andando uno in una direzione e uno nell'altra, quindi dobbiamo fare tipo così. Conviene che tutte e due andiamo in rotta di fuga. Che dobbiamo warpare pochissimo, 53 metri al secondo di delta V.
Ok, perfetto, già siamo usciti, quindi andiamo in orbita a entrare una Kerpin, possiamo vedere un attimo che orbita avremo. Secondi di burn dobbiamo bastare. Ok, piano piano li portiamo tutti a casa. Di sicuro chi c'è qui a bordo, Valentina e Bob tornano a casa, e se riusciamo anche Bill senza che si schianti. Ips, vabbè, non è un grosso problema. Siamo comunque in orbita intorno a Kerbin. Devo mandare una missione di quelle con l'ARM, quello per catturare gli asteroidi, e catturiamo tutte queste qua. Tanto dobbiamo restare soltanto in orbita intorno a Kerbin, non sarà troppo difficile. Così magari riportiamo indietro anche i resti della stazione spaziale. Adesso ci portiamo in orbita intorno a Kerbin anche il Mineral Extractor. Switch to. Da qui. In 8 secondi, mamma mia, acceli. Io credo che il problema è che questa navetta qua non è il paracadute. L'unico problema è questo. Perfetto. Attenzione, abbiamo un incontro a soltanto 74 km, quindi se quando ci avviciniamo riusciamo a switchare abbastanza le orbite, così mi richiede un minuto di delta V, però non penso che ce l'abbiamo. Tra 100 km, non erano di meno però. Sei chilometri, però dobbiamo comunque bruciare per 2 minuti e non penso che abbiamo 2 minuti di carburante rimasti su questo. Allora,
Beh, più vicini sono, più facile sarà. Vediamo cosa riusciamo a fare. Così siamo più leggeri, magari ce la facciamo meglio. Siamo a 84 km. Non so perché mi è rimasto quello, ma va bene. Va bene, con i nostri omini spersi nello spazio, però in orbita intorno a Kerbin finalmente, vi lasciamo. In realtà, boh, forse tra mille e mille passaggi riescono a incrociarsi gli uni con gli altri, riescono ad incrociare i flussi. Manderemo una missione di recupero che sarà molto semplice. Magari disattivo un attimo il chatter. Sarà molto semplice perché essendo già in orbita intorno a Kerbin e hanno un'angolazione anche molto bassa, con due missioni ad hoc riusciremo a recuperare entrambi i moduli e a farli a recuperare i piloti. Vabbè, manderò nei moduli unmanned, cioè senza equipaggio, recupereremo i miei piloti e la prossima missione dopo quella di recupero, non so, se non la volete vedere scrivetelo nei commenti, che anche questo episodio mi sa che è stato molto noioso, però appunto per farvi vedere i progressi lentissimi che stiamo facendo, dicevo, nel prossimo episodio andrò a far vedere come sfruttiamo il telescopio che abbiamo messo in orbita intorno al Sole per identificare gli asteroidi. Già lo stiamo facendo, ma per mandare delle missioni di estrazione sugli asteroidi, quindi delle
simile a quelle che abbiamo mandato intorno sulla superficie di Moon, le manderemo anche sugli asteroidi. Questo sempre per prendere sempre più familiarità e alla fine mandare una missione di estrazione, quindi di andata e anche di ritorno su Luna. Devo studiare bene come farlo modulare in modo da lasciare le cose pesanti, cosa che non ho fatto adesso. Mi sono riportato indietro tutte le cose pesanti, è stato molto stupido. Avrei dovuto lasciare giù il modulo estrattivo, farlo magari più pesante all'andata, ma molto più leggero al ritorno. Quindi continuate a seguirci, iscrivetevi, commentate, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video, un non mi piace se è stato noioso, non capisco. Iscrivetevi, già l'ho detto, e al prossimo episodio.